Di nuovo qui tra di noi, Drink on Air, il suono del cocktail. Siamo all'atto finale, diciamo al nostro quarto. E intanto, prima di andare al quarto, giuria, impressioni del nostro Goldfinger, che stavo dicendo GoldenEye, un altro film di 007. Caratizzi, dimmi il per primo impressioni del nostro Goldfinger. Goldfinger, scusate. Buonissimo. Quindi, un cocktail che nonostante dorato, sia molto alcolico, perché comunque gin e vodka, e l'ho trovato molto dissetante, molto fresco. Prego, Dani? No, Dani, no comment. Simone? Buonissimo, poi a me piace il peperoncino piccante, mi è piaciuto molto. Non avevo mai assaggiato una cosa molto particolare. A lei anche la sua speciale, parola? Speciale, anche a me piace il peperoncino. È speciale. Speciale. E quindi possiamo già trovare una classifica momentanea dei nostri tre? All'unanimità, quindi vabbè, al terzo posto chi mettiamo, ad esempio? Manhattan, secondo Vodcatini, la James Bond, e terzo abbiamo il nostro Goldfinger del nostro Lorenzo, il suo guest drink di questa sera, che è stato meraviglioso. Infatti vado a vedere i risultati, sì vabbè, sono finiti tutti, perché comunque sono finiti tutti, a parte lo finiamo in diretta, fantastico. Veniamo a noi, ma prima di fare il box del nostro drink box, che è segreto ancora, perché neanche voi sapete dentro che cosa c'è. Cioè, io ho fatto delle domande alla giuria e ho chiesto cos'è che vi piace, cos'è che è. Allora io mi sono fatto un'idea, tu sai che c'è, ci metto questo e quello. Decido, insomma, faccio giuria e padrone. E prima di andare avanti, le classiche domande che faccio io sempre tra ragazzo e barman. Consiglione che daresti, un gran consiglio a quel disperato che vuole veramente pensare di mettersi dietro il banco come te? Beh, la prima cosa è quella che ovviamente distingue un barman da uno che lo fa così tanto per fare, la passione. Io pensavo la pazienza. No, sì, è subito in secondo luogo la pazienza e il sorriso, ecco. A volte vendiamo prima noi che quello che diamo da bere, noi stessi, quindi l'importante è essere sempre sorridenti, avere la voglia di accontentare chiunque, anche a volte pur andando contro le nostre idee, no? Di concezione del drink. Basta, questo. Come hai iniziato? Domande di rito, come hai iniziato? Cioè, io ad esempio, quando mi fecero a me una volta, ma te che mazza come bravo? Io ho detto sì, vabbè, ti ringrazio, cara. Ma come hai iniziato? Ho detto io per caso. Io veramente per caso. Io uguale, nel senso che per me mi è stata data un'opportunità di lavoro importante da una persona che adesso non c'è più e che ringrazierò per tutta la mia vita. E che mi ha fatto entrare in un posto bellissimo che è Talamone, in un bar altrettanto bello, che mi ha dato tante soddisfazioni anche a livello professionale, e che poi mi ha fatto pian piano, come si dice, appassionare talmente tanto a questo lavoro fino ad approfondirlo e fare finalmente un corso IBES che mi dava poi quella professionalità, credo che serva poi in definitiva. Certo. No? Ricordiamo IBES, appunto, associazione. Associazione Italiana Barman e Sostenitori. Ne facciamo un po' parte. Nata nel 1949, ancora prima dell'IBA. Quindi. Esatto, poi prima in Emilia Romagna e poi in Torquini, in South Inghilterra. Ultima, momentaneamente, anzi no, progetti. Progetti, vabbè, un po' di carne al fuoco ce l'abbiamo, però non ne parlo per scaramanzia, no, ovviamente. Comunque sì, vorrei comunque continuare e dare una continuità a questo lavoro, intraprendendo comunque un'attività in proprio. Quindi sto cercando di trovare un bar. Nel frattempo vengo e pubblicizzo il bar di mio cugino, che pubblicizza pure, perché noi siamo qui a Garabombo, è un trampolino per tutti. Un wine bar, un American bar storico, locale storico oramai qua nella nostra Bassa Maremma, e che ha fatto felici più di una generazione. Quindi contento, un grosso saluto e un abbraccio a Luciano e a Dedi, che mi hanno dato questa opportunità. Ciao Luciano.
di fargli anche pubblicità, è un piacere per me. L'ho fatto anche quest'anno al regionale a Firenze, portando un cocktail che si chiamava Garabombo Frozen. Ah, e quindi continuo ad onorarli e a considerare Luciano come un baluardo dei barman qua della zona. Perfetto, io ti ringrazio e veniamo al nostro quarto, quarto e ultimo della serata, il nostro drink box, e io te lo metto qui, metto qui, benedica Dio. Ecco qua. Allora, a te l'onore di aprirlo. Allora, vediamo, sì. Vediamo anche noi là. Ecco, intanto c'è un bel punto interrogativo. E là. Aspetta, giriamo anche verso la giuria. Voilà. Ecco, all'incontrario. Ecco qua le nostre, la nostra offerta di questa sera. Midori, la Smirnoff, un po' di vodka. Allora, Midori, Smirnoff. E mirtillo. E mirtillo. Ecco, questo lo richiudiamo, lo mettiamo qui accanto. E ora, caro il mio Lorenzo, c'era anche il frutto che non so dove l'ho messo, ma mi sa che non c'è. Ti passa avanti. Aspetta un momento. No, l'ho lasciato nella parte. È uguale. Ci metti. Ah, per me, perché poi ci vuole mettere un contributo. Ci metti il lime. Tanto ci dovrebbe essere. Okay. Io volevo mettere l'arancia, ma si trova. È uguale. C'è l'arancia? C'è l'arancia? Eccolo qua. Sei sicuro? È quella arancia? Non lo so che... Sì, ma sì, è arancia. Bene, a te l'onore, c'hai esattamente di tempo 4 minuti adesso. Beh, innanzitutto vedo che... Scegli la coppa, scegli la preparazione, scegli... Beh, ovviamente prenderei in questo caso un tumbler alto, comunque uno 0,4, ma bene anche un bar, potrei fare anche quello, vabbè, prendiamo. Ce l'abbiamo, lo portate lì apposta perché l'ho fatto la scelta, ho messo disposto bene i bicchieri, ho detto chissà che c'è, magari lui facciamo non è che facciamo solo coppe quindi, Martini stasera. Vado ad eseguire, secondo me, un long drink. Certo. Un long drink, perché le caratteristiche ci sono, abbiamo una base alcolica che è la vodka, un corroborante che è il Midori e poi infine la parte diciamo del che gli dà il tono, che gli dà il gusto, che è questo sciroppo al mirtillo, questo succo al mirtillo. Quindi vado di nuovo a prendere la parte metallica del nostro Boston, vado a ghiacciare sempre il nostro bicchiere il nostro tumbler. Ricordiamo perché Boston Shaker, perché è nata a Boston, è fatta apposta da dottori del Boston. Un pochino, poco ghiaccio. Giustamente è nata a Boston, da una scissione di barman americani nell'epoca, penso, di primi 1900, non mi ricordo giusto la data, però che è successo? Ci sono due tipi di shaker, c'è il classico e poi c'è il Boston Shaker, parte metallica, quella di vetro. E Boston il Boston ci permette di aumentare la quantità, no? Esatto, poi, in definitiva. Esatto. Questa scuola di pensiero fu anche una scuola vera e propria che poi formavano il barman con gli attrezzi, e con gli attrezzi viene fuori il Boston Shaker, che eccolo qui. Allora, in questo caso spero che combacia, perché non è lo stesso, speriamo che combacia, però penso di sì. Vai, combacia, perfetto. Allora, qua ci metterei, partirei con una base alcolica, questa base alcolica la farei con 3 cl e mezzo di vodka. Perfetto. Bellissima la musica, grazie DJ, tutto perfetto. Ah, se ci fossi tu. Fantastico, ha messo dei pezzi meravigliosi. Lui continuo in sottofondo non mi viene mai il Midori. Dimmela un po'. È sempre BB King. BB King. Midori. Ricordiamo Midori è un liquore verde, ma bensì al melone, sì. Va tranquillo. E ne mettiamo un 2 cl. È stato il mio primo, pensa, la mia prima bottiglia, il mio primo liquore per il mio primo drink shakerato, un long drink. Ah. Mi ricordo come fosse adesso, 7 luglio, 27 luglio 2000, e ora mi chiedi troppo. Però mi fecero fare un intruglio di cose buonissimo, smilato, adesso vado ad aggiungere il mirtillo, quindi per raggiungere la caratteristica del long drink andiamo a comporlo con 10 cl di succo di mirtillo per fare un 15 cl, quindi il nostro long drink. Esatto, mirtillo che piace tanto a Tiziana, vero Tiziana? È quello il mirtillo che ti piace? Mi fa un piacere, guarda che colori, che bello, cioè guardate, sentite che colori, qui non lo potete vedere, cioè lo vedrete poi ovviamente nei video su YouTube. E vai, ecco, è diventato giallo, verde, rosso, tutto rosso. Sì, c'è un bello. Po' di
Deve essere buono secondo me questo succo di mirtillo. Mettiamo. Si chiama Pfaffner, questo è classico. Vabbè, sto zitto, vai. Un collato. Io posso? Beh, eccoci, ci siamo. Una volta per dare un colpo, il classico colpo, mi raccomando, mano centrale, colpetto dall'altra vero, parte, colpetto cade, volta, cade tutto, e purtroppo uno spaccato, un bel sinistro piantato. Svuotiamo. Scusami. E andiamo a versare. Dici, con i tempi ci siamo, penso che siamo anche, siamo 3-10. Perfetto. Questo è uno shake strain, straight up. Se vogliamo up. In questo caso potremmo aggiungere 2-3 cubetti per aumentare un po' il volume e perfetto, un po' l'effetto. Decorazione hai l'imbarazzo della scelta, decorazione... Ti ho detto arancia se vuoi, se no ci... Io lo smorzerei con telefono. Un po' di limone. Ah, siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Alessandro, ragazzi. Eccolo, è fatto, è pronto. La tempistica proprio bruscata. Ecco qua la nostra pinzetta. Andiamo a mettere. Perfetto. Il perfetto. Limone. Perfetto. Con la nostra pinzetta prendiamo le due. E il nostro cocktail è servito. Olè, io farei un applauso. Il nome non lo so, però va bene così. Aspetta che ci penso. Vi porto a voi.